Sometimes I try to convince myself that I'm not. Un piano di investimento da oltre 5 milioni di euro per il rilancio del turismo in Toscana. Tutto parte da 7 idee di viaggio che rientrano nella campagna Toscana Rinascimento senza fine, strutturate intorno al tema della rigenerazione e della rinascita. Una campagna nata in house, come ha precisato lo stesso presidente della regione Eugenio Giani, dal lavoro delle due agenzie interne, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, riuscendo dunque anche ad ottimizzare i costi. Caso online della campagna sarà il sito di destinazione visittascani.com, oltre alla promozione radio ed a quella offline. Visit in Tuscany, che poi è il sito della regione e la sua promozione, sta dando segni molto incoraggianti sul fatto di avere possibilità di prenotazioni, anche se sappiamo le condizioni sono quelle che non consentono il vincolo della prenotazione, ma i primi segnali anche sulle piattaforme vedono nella voglia di rinascita e di girare che soprattutto nel nostro paese sta caratterizzando questi giorni un grande desiderio di Toscana. La campagna di promozione turistica sarà fortemente orientata al turismo italiano, anche se la Toscana strizza l'occhio anche ai viaggiatori europei, in particolar modo a tedeschi, olandesi, inglesi, francesi e svizzeri. Gli italiani saranno sicuramente i benvenuti sin da subito, però noi riscontriamo già un interesse che va oltre il turista italiano e dovremo essere pronti in maniera flessibile ad orientare anche il messaggio promozionale sia sulla rete che attraverso i canali tradizionali, in modo tale da intercettare questo interesse crescente che sarà proporzionale alla capacità ovviamente di spostarci. La Toscana, proprio nel primo giorno del rientro in zona gialla, è anche la prima regione italiana a ripartire con una campagna di promozione turistica online e offline. Un lavoro di rete con i territori e gli ambiti turistici, un lavoro di squadra, come ribadito più volte quest'oggi dalle istituzioni. Per primi si riparte oggi, è la prima regione che muove con una campagna così importante, ma attenzione, consapevolezza e coscienza del fatto che abbiamo una missione che inizia oggi ma che deve ancora dare i suoi frutti migliori. C'è ottimismo dunque per la ripresa del turismo, i segnali che arrivano dall'Italia e dall'estero ribadiscono che la Toscana è ancora non solo meta attrattiva ma desiderata fortemente dai viaggiatori. Il blocco che si è creato in questi mesi non ha frantumato questo insieme di offerte, questo sistema, lo possiamo riproporre innovato anche con quelle modalità che ora è lecito attendersi, quindi con una migliore comunicazione anche sul piano dell'offerta digitale e una maggiore interazione fra i protagonisti. È la Toscana la protagonista, ma noi siamo al servizio di questo disegno che è in grado oggi, 26 aprile, di ripresentarsi al mondo nella pienezza delle proprie funzioni e nella capacità di attrarre nuovi mondi al turismo locale. Nello specifico saranno 7 i temi di viaggio sui quali sarà articolata la campagna Toscana Rinascimento senza fine, pensata per tutte le età e che guarda anche ai giovani, dai millennials alla generazione Z, ma anche agli smart workers. Rinascimento senza fine quest'anno l'abbiamo articolata in 7 prodotti, perché nel momento in cui i turisti tornano a viaggiare noi vogliamo su 7 temi di viaggio accompagnare le nostre imprese, le loro offerte nuove, lo short break, i weekend, le 2 settimane, il mese di vacanza, in maniera molto concreta favorendo la loro promo commercializzazione. Quindi noi facciamo attività di promozione, ma sul sito di Visit Tuscany le imprese possono caricare le loro nuove offerte e le aiutiamo a commercializzarle.